Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Ultimo video dedicato alla categoria della marca Life. Ho lasciato per ultime perché secondo me potrebbero essere quelle che mi potrebbero colpire di più per essere buone. E andrò a provare oggi di nuovo mandorle, quindi come l'ultima volta, però a gusto pizza. L'ultima volta che ho provato le mandorle della Life erano al gusto mediterraneo ed erano a rosmarino, se non sbaglio, e olio d'oliva. Questo caso potrebbe sorprendermi ancora di più. E ripeto, se anche con questo gusto le mandorle sono azzeccate, secondo me la Life dovrebbe sperimentare più gusti, ma solo con le mandorle, perché con le noci non è andata come speravo, sinceramente. Cioè, non mi ha colpito quel gusto. Logicamente non so dire se questo sarà l'ultimo video in definitiva della Life o ci saranno ulteriori video in futuro. Vedrò di guardare il loro sito prima che butto questa confezione, guardo nel loro sito se esistono altri prodotti e magari me li appunto e poi magari in un prossimo futuro, se non li trovo in giro, li ordino online. Ripeto, gusti particolari perché se ci siete di cose semplici, che qualcosa di semplice comunque l'ho portata, non penso di portare video, ripeto. Vabbè, adesso cambio un attimo nel dettaglio questa confezione. Eccomi qua con Life particolari, mandorle al gusto pizza, non fritto. Qua si è messo una lista con i classici disegni di bicchieri, bottiglie, mele, ciliegie e così via, praticamente. Dopodiché qua abbiamo praticamente il disegno delle mandorle con tipo disegno della pizza, mozzarella, basilico e pomodoro. Qua se abbiamo scritto l'immagine del prodotto è puramente indicativa, sembrano essere più rossastri del normale. Qua abbiamo l'apertura, pronti, partenza via, sotto non c'è nulla. Infine quando andiamo indietro abbiamo scritto particolari e il nome è tutto un programma, il gusto è sorprendentemente segni particolari, irresistibili per i tuoi party e per momenti di massimo godimento. Prova tutti i gusti che abbiamo pensato per te. E da sempre lavoriamo alla migliore frutta secca ed essiccata per regalarti piccoli momenti di piacere che danno gusto alla vita. Come sempre, qui abbiamo i loghi dei social Facebook, Instagram e YouTube e il sito internet che andrò a visionare magari poi chiaramente off camera per capire se ci sono altri prodotti che non ho portato. Poi abbiamo i valori di nutrizione per tutta la confezione, sino per 100 grammi, scusate. Gli ingredienti, cerco di mettere più vicino per farvi vedere meglio. Poi abbiamo la scadenza, scade il 3 di novembre 2024. Poi abbiamo altre scritte qua a destra, come sempre. L'autentico gusto fuori dal guscio, ingredienti semplici e naturali, piccole coccole per lo spirito e palato, per quei momenti in cui non ci sei per nessuno, il piacere è tutto tuo. Mandorle al gusto pizza, c'è una cosa che mette tutti d'accordo, una buona pizza. Che dire allora delle mandorle al gusto pizza? Provale come snack per un aperitivo alternativo. Poi abbiamo insieme i siti e l'area dove è stato prodotto fatto questo prodotto. I grammi, 125 grammi, tutta la confezione, scansione del prezzo e raccolta differenziata. Ok, andiamo con l'apertura. Prolfattiva. Allora, si percepisce molto l'odore di basilico, però non odora tipo come patatina alla pizza, proprio della pizza vera e propria, quindi non lo so, vediamo un po'. Per l'aspetto che hanno, ne vendo un altro, se ce n'è più. Ecco, si sono, si scura infatti come si vedeva dall'immagine, dalla scritta, lo mette in evidenza, ma se notate si sono più scure, è simile alla confezione. Adesso cambio inquadratura e li vado a provare. Ok, rieccomi qua con le mandorle al gusto pizza. Come per l'odore si percepisce molto il basilico.
ne metto due in bocca perché non percepisco altro. Sono deluso, non me l'aspettavo. Conclusioni. Sono stato abbastanza rapido col voto, quindi life, mandorla, gusto pizza, voto finale 7,5 su 10. Avrò dato forse un voto più alto alle noci, alle noccioline, alle nocciole comunque, ma non ci siamo. Sono deluso perché mi aspettavo di più da queste mandorle. È incredibile, ma alla fine mi... quello che mi speravo che fosse più buono non lo è stato come ultimo video di questa serie. Quelle secondo me le migliori in assoluto sono state quelle a gusto mediterraneo. Quelle non lo so come hanno fatto, ma erano sorprendenti. Cioè, subito si percepiva sia olio che rosmarino, fatte veramente in modo eccezionale. Ma qui no. Logico che non potevo aspettarmi il gusto della mozzarella, come fanno a metterci la mozzarella in delle mandorle. Però di per sé, tranquillamente, a parte il basilico, mi aspettavo di percepire il gusto di pomodoro, cosa che non si sente. Sono mandorle semplici con un po' di gusto, che si percepisce il gusto di basilico. Quindi mi spiace dirlo, ma non sanno di pizza, ma sanno di basilico. Sicuramente se ci sentiva e c'era veramente il gusto di pomodoro, allora sì che magari si poteva dire che era un gusto pizza, ma non c'è niente di pomodoro, non si sente nulla. Cioè, ne assaggio un altro paio per essere sicuro, perché già mi è successo con una bevanda che ho dovuto berla tutta per dare un voto più alto. So che non serve a niente, ma offra questa cosa. Vediamo un po'. Ora, qualcuno si percepisce anche il pomodoro, ma proprio qualcosa di irrisorio. Il mio voto non cambia, 7,5 e 7,5 rimane. In una si era percepito un po' il pomodoro, ma ripeto, un conto si percepisce in una, ma è un conto che si percepisce in un paio o in tutte. In quel caso il voto meritava magari 10, poi ho un voto più alto, ma non ci siamo, ripeto. Se le trovate ve le sconsiglio, se seriamente, se amate le mandorle, vi consiglio quelle mediterranee. Quelle sono secondo me le migliori in assoluto. Come noccioline classiche, perché ne ho portate due che erano quelle al tartufo, ma si sentiva veramente pochissimo, e quelle classiche. E niente, quindi speriamo che la Life sperimenti o trovi comunque altri prodotti suini che prenderò in futuro. Vi do un'altra spoiler per dire, perché non è detto, ma non l'ho potuto prendere, infatti scelsi questo video questa settimana, non lo prenderò neanche in settimana. So speranzoso che l'abbiano ancora, perché se le hanno ancora le prenderò la settimana prossima, perché costano, mi pare, 5 euro. 5 euro, non si scherza, costano tanto. E io però sto cercando di spendere meno soldi possibile. Prenderò al Deco, visto al Deco settimana scorsa,
gli anacardi, quella mi incuriosiscono tanto, al gusto di miele. Quelli secondo me, ripeto, sicuramente quel tipo, cioè non c'erano altre marche, altri tipi. Però ripeto, speriamo che la Life magari si rimanda una cosa simile, sarebbe bello vedere degli anacardi o gusti al miele o altri gusti. Ripeto, gli anacardi per esempio non hanno fatto nulla. Hanno sperimentato solo con le noccioline e le mandorle, perché altre aziende hanno sperimentato anche con le arachidi. E niente. Se questo video vi è piaciuto, vi lascio un mi piace. Ricordo che domani, dopodomani, usciranno due video, saranno brevissimi, della McKennedy, delle arachidi, gusto barbecue, mi pare, sì, barbecue, e quelle alla cipolla. E poi già subito iniziamo un altro ciclo, perché sì, ho troppe cose da portare anche in scadenza, queste non erano in scadenza, ma il prossimo gruppo saranno, penso, tutte cose in scadenza, tranne una cosa. E penso che il prossimo gruppo, scusate, il prossimo gruppo sarà molto massivo, perché penso che porterò almeno 10 cose, quindi saranno 10 giorni consecutivi, si può dire. Poi farò una piccola pausa, perché devo fare una pausa. Va bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!